Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feril, o se preferite Meloki, ho deciso di farvi salutare dal piccolo grasso Ugo, molto grasso, che però adesso farò scendere perché è arrabbiatissimo, non gli piace stare in braccio e fa veramente caldo, quindi vai, dopo che mi hai riempito di pelo e odio, anche tu mi odi, eh? E questo vlog, gioioso col rumore delle cicale e un caldo porco, lo sto facendo perché vorrei creare qualcosa di costruttivo e positivo da una cosa molto brutta che mi è successa stanotte, ahimè, con mio grande dolore. Ho perso la mia cartella di fanfiction. Probabilmente qualcuno starà già sorridendo, però mi accingo a spiegare la situazione. Si trattava di una cartella di archivio praticamente del mio hard disk personale, che di fatto non aprivo neanche tanto spesso, tant'è che di solito l'aprivo anche tramite dei collegamenti direttamente sul desktop del computer, perché di solito per lavoro tengo delle cartelle sotto cartelle di file temporanei, che è la zona hard disk che è smanetto, ovviamente, quindi dove non metto le cose importanti, mentre il materiale d'archivio, di filmati o comunque fonti che mi servono, che utilizzo spesso, sta in un'altra zona e al più creo dei collegamenti. Mi direte, ma grandissima cretina, perché non è un backup? Perché sono cretina. In realtà il motivo è che da quando mi si è fritto il computer ho utilizzato soltanto un hard disk e non ho mai fatto backup, mea culpa, ma non voglio discutere tanto del fatto che io sia stata una deficiente quanto delle conseguenze e della conseguente riflessione che c'è stata. Probabilmente molti di voi neanche sapevano che io scrivessi fanfiction, di solito le condivido se lo faccio sui social, ma sono talmente pignola che è molto difficile che io vada a pubblicare qualcosa se non è già completo, e siccome per buona parte si tratta di sprazzi, di scene, magari di concept più ampi, ma che di fatto non ho mai tempo di scrivere, quasi mai pubblico qualcosa che non possa essere standalone. Ugo, non farti le unghie sul divano. Ti sto vedendo, eh? Ok. Il fatto è che parteciperò anche a un progetto molto interessante con un ragazzo, Francesco, ne riparleremo nei prossimi mesi, intorno a ottobre, in cui discuterò in un libro, comunque in un'opera che sta realizzando come lavoro collettivo, scriverò la mia sezione, la mia parte, la mia opinione su quello che è la fanfiction, che purtroppo spesso viene demonizzata a causa del fatto che nella mentalità mainstream è il pornazzo, è la roba gay, la cosa dove comunque tizio e caia trombano, mentre invece c'è molto di più, e anche degli autori, fra cui Neil Gaiman stesso è stato premiato per una fanfiction che ha scritto su Sherlock, per dire, quindi c'è di più. Però non è lo scopo di questo video, c'è tanto da dire sulle fanfiction. Voglio fare un video sicuramente quando avrò già steso il testo per Francesco, poi farò anche un video per pubblicizzare il suo lavoro e per esporre più in maniera più user friendly la mia opinione, quindi non per iscritto ma a parole. Però davvero dietro la fanfiction c'è tanto, e non è un caso che spesso gli autori stessi magari non leggono, ed è giusto, una cosa anche professionale per non farsi influenzare, ma rispettano profondamente il lavoro che c'è dietro. C'è la merda, ovviamente, e non per necessariamente perché ha sfondo sessuale, perché ci sono anche dei testi erotici scritti bene, però magari è proprio roba cheesy, brutta, banale, scritta male, ma c'è anche roba molto studiata, e per certi versi a volte, per tutta una serie di motivi, non è da escludere che il fan abbia modo, tempo e occasione di creare una storia originale migliore rispetto a quella dell'autore. Può succedere, per tutta una serie di motivi, non necessariamente perché il fan è più bravo a scrivere. Può succedere, comunque ripeto, non è lo scopo di questo video. Tutta questa parentesi serviva a dire che sì, ho scritto fanfiction su varie tematiche, di varie opere, ma non ci sono più. L'unica che si è salvata, la trovate online, metterò penso il link in descrizione, del mio bambino che si è salvato, perché è l'unica che ho caricato online, proprio perché non ho mai voluto
pubblicizzarle perché appunto sono veramente pignola con le cose che scrivo e quindi di solito presento dei lavori finiti. Questo, essendo un prologo, essendo un micro prologo standalone, una cosa simpatica, era anche un esercizio di stile perché volevo imitare lo stile di un autore. Insomma, ho voluto fare questo esperimento e l'ho messo online e si è salvato. Ho bene o male trovato delle versioni parziali di cose che avevo scritto, che magari avevo mandato ad amici e parenti, ma che ovviamente non sono versioni definitive, non solo, io magari mandavo il pezzo completo, però il file con le parti non completo ovviamente si è perso. E ovviamente tutti i file di appunti, di reference, di link utili si sono persi e a livello di volume gli appunti superavano comunque i testi finiti. I testi finiti, bene o male, li ho recuperati grazie ai santi backup delle chat, però quello che erano le cartelle le ho perse. E mi direte, ma perché usa Renuvo, usa questo, usa Scavenger? L'ho fatto. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno anche consigliato nei social, mi hanno tirato su. Purtroppo, essendo una cartella che apro veramente di rado, uno, non ho idea di com'è possibile che io l'abbia cancellata per sbaglio, perché al più se avessi usato un pulsante sbagliato avrei dovuto cancellare il collegamento, non la cartella, perché proprio quella zona della disk io non la tocco, non ci entro mai direttamente, se non appunto tramite collegamento, ma non solo è successo, e rispondo no, non è stato l'aggiornamento Windows, perché meno che sa che questo, ma non so quando è successo. Proprio perché è una cartella che difficilmente apro e la cosa comica è stata che io l'ho aperta perché volevo mettere online roba e invece l'ho presa dove non batte il sole, quindi niente. Però comunque è una cartella che probabilmente ho cancellato da tanto tempo. Ho fatto due scansioni tutta la notte più 4 ore. Oggi abbiamo fatto più di 10 ore di scansione di hard disk con programmi diversi. Non c'è traccia di niente che era dentro quella cartella, quindi probabilmente sono veramente passate settimane e siccome quell'hard disk è un costante riciclo di spazio, perché purtroppo sono stupida, lo so che ho sbagliato, lo uso anche per lavoro, quindi non è un hard disk archivio o un hard disk lavoro, ma è un hard disk archivio e lavoro, quindi c'è stato un riciclo di cellette, diciamo, di memorie, quindi mi sono persa tutto. Allora, questo video come morale ha: fate il backup e se non l'avete fatto, fatelo adesso. Cioè, mettete in pausa il video e andate a fare il backup delle cose a cui tenete. Perché è importante fare backup, se no vi trovate in una situazione di questo tipo. Per me è stata una perdita molto pesante. Io ora adesso sto sorridendo, ma vi assicuro che è una cosa bruttissima. Stiamo parlando di anni, più di 5 anni. Per fortuna non erano i testi che ho pubblicato, era appunto la sezione fanfiction. Stiamo parlando di oltre 5 anni di materiale perso nel nulla, ok? Ugo, smettila, ok? Ti prendo in braccio di nuovo. Oltre 5 anni di materiale perso, soltanto di Dragon Age, uno dei file più grossi era 130.000 caratteri, ok? Stiamo parlando di milioni di battute perse nel nulla. Qualcosa che a livello economico non mi fa alcun danno perché non era lavoro, ma per il tempo che ci ho messo, il cuore che ci ho messo e anche la ricerca comunque, perché è un discorso lungo, però la fanfiction come la vivo io è un lavoro più difficile di produrre qualcosa di originale, ok? È veramente un lutto, un lutto terribile. Ripeto, parte ho recuperato, però non è la stessa cosa. E infatti non ho il cuore di guardare quei file perché so che dentro c'è poco, molto poco. Però oltre alla morale e al consiglio molto saggio, questo vlog vuole essere anche altro. Vorrei riflettere insieme su qualcosa. Cerchiamo di fare una discussione intelligente ogni tanto su YouTube. Allora, in primis, molta gente mi ha detto: è successo anche a me, purtroppo una seccatura, avevo la mia cartellina di immagini, di roba, anche di hentai, bravi porcellini. Capisco che volete fare questo paragone, però capite bene che non è la stessa cosa, perché per quanto accurata, profonda ed estesa sia la vostra cartellina di hentai, non è comunque roba vostra, nel senso che è comunque qualcosa che bene o male si ritrova.
su internet, una volta che su internet si trova, se sapete smanettare, forse anche solo che l'avete mandata a qualcuno, il link, ve lo siete salvato, si trova, si recupera. Quella che è invece roba tua, originale, tua, mai pubblicata, ok? Non si recupera più. È anche ammesso che è recuperata una versione precedente, chi scrive lo sa. Non è mai la stessa cosa. Purtroppo mi è capitato un paio di volte. Una volta è stato terribile, c'è stato un bug proprio del sito su cui scrivevo perché c'era stato di Cinefilos, c'era stato un grosso aggiornamento del sito, della piattaforma. E non ho, io avevo pubblicato la bozza, era salvata, confermata. Io stupida non l'avevo mai fatto, ma quella volta ho detto: vabbè, l'ho messa online, cancello il backup. Non si è andata a cancellare la bozza perché non era un articolo pubblicato. Tra parentesi, era la recensione della parte 1 di Life is Strange 2. Al che poi ho deciso che farò per Cinefilos, magari la recensione di Life is Strange 2 una volta finito. Perché idealmente avrei dovuto fare episodio per episodio. E mi era anche venuta veramente bene, ero veramente felice di quella recensione persa. Quindi, ripeto, fate il backup di tutto, soprattutto se è vostra roba originale. A maggior ragione se poi siete magari degli artisti, dei disegnatori, fate più backup, ragazzi, vi prego, non auguro a nessuno di provare quello che ho provato io in queste ore. Ma quindi perché questo titolo del video? Paura della morte. Perché? Penso che quello che ho provato io in piccolo è stata un'orribile sensazione che si affaccia nella mente del morente o comunque della persona malata terminale o comunque di chissà che sta per morire. La percezione che tutto ciò che tu hai fatto, nel mio caso per un lustro abbondante, ma in caso di morte per tutta la vita, sia sparito o stia per sparire. Il fatto che, ed è penso il più grosso, la più grossa paura irrazionale dell'uomo, la paura di non essere contati nulla, che tutto il tuo operato, le tue idee, la tua esistenza, la tua essenza non valga nulla. Il rendersi conto che sei un insetto, che vale esattamente quanto un insetto. E nello specifico è stato il, ma io per anni ho scritto cose che poi ho ricevuto anche complimenti, magari da persone a cui mandavo le bozze, ma che nel momento in cui le perdo, non ci sono più e nessuno se le ricorderà possibilmente. Ecco, questa cosa molto in piccolo, ovviamente, è la paura della morte. È anche il motivo per cui spesso questo istinto porta l'essere umano, che è naturale, è sacrosanto, è normale che ci sia, ma l'essere umano, molto più che l'animale che vive di riproduzione istintiva, l'essere umano vuole una famiglia. E c'è anche un motivo egoistico, non è la questione di amare qualcuno, è anche per essere amati di ritorno. Bisogna essere anche cinici. L'amore è tale perché non chiede nulla in cambio. Sì. Però è un po' anche come quando fai un regalo. Tu fai un regalo a qualcuno perché ti piace vedere quella persona felice. E quello è anche egoismo. Se tu fai un regalo e quella persona chiaramente lo schifa, tu ci rimani male ed egoistico. Perché alla fine a te non deve cambiare nulla in teoria. Però tu volevi che quella persona fosse felice, lo volevi per te stesso, anche per l'altra persona. Ma tu volevi provare piacere. Ecco, questa stessa cosa vale per l'amore e per avere dei figli, per esempio sposarsi. L'idea di avere una famiglia, una struttura sociale all'interno di cui tu sei un pezzo, che tu conti qualcosa, tu esisti per gli altri e quando non ci sarai più, sarai ricordato. E questo magari non ti rende immortale, ma ti rende parte di qualcosa di più grande, motivo della religione, dell'idea dell'oltretomba, comunque dell'aldilà, del fatto che non finisce, cioè che la tua esistenza conta perché non è finita appena perdi questo corpo, del fatto che i tuoi figli ti ameranno e ti ricorderanno e parleranno di te, avranno le foto. Non è un caso che la generazione precedente alla nostra, ancor più della nostra, era molto attaccata alle fotografie, intendo quelle fisiche, mentre noi le utilizziamo in una maniera molto diversa. L'avvento del digitale ha cambiato tante cose, ma io me ne accorgo con la mia famiglia, ora molto meno, ma prima era veramente molto presente questa cosa. L'album di fotografie di famiglia, no? Che è qualcosa destinato a sparire, ovviamente, almeno nel fisico, ma l'idea di avere quell'album dove dentro c'era la storia,
i ricordi, ecco. Il fatto che io abbia perso la mia cartellina di roba che ho scritto, va bene, mi ha destabilizzata, mi ha fatto provare un senso di vuoto incredibile, ancor più della tristezza, è stata quasi paura. Il rendermi conto che tutto quello che avevo fatto, concretamente, non valeva nulla, perché era bastato un istante, una distrazione per distruggerla, il che confermava che non era importante e che quindi io, per estensione, non contavo nulla. Quindi questo video è un monito. Fate backup, andate a fare backup, non va azzardata a non fare backup una volta che avete chiuso questo video. Sono una stupida e ringrazio tutti per i consigli. Credo veramente che a meno veramente di pagare qualcuno e farmi aprire l'hard disk è praticamente impossibile con mezzi non professionali recuperare il materiale, perché ripeto, non ho idea di quando è stato cancellato, sicuramente almeno 10 giorni, perché so per certo che non ho aperto quella cartella se non forse una volta dopo aver pubblicato online la fanfiction che avevo fatto, un prologo su Good Omens. Quindi almeno sono passati 10 giorni, probabilmente di più, e io nel mentre ho continuato a usare l'hard disk, quindi vabbè, è andata, me lo merito, nel senso che ho sbagliato, è colpa mia. Quindi grazie a tutte per i consigli. Se avete un'idea illuminante, sono ovviamente tutte bene accette, però appunto non fate come me, non perdete le cose. Oggi è la fanfiction, domani potrebbe essere lavoro, ok? Detto questo, comunque voglio assolutamente sapere la vostra sulla riflessione che ne è scaturita. Quindi innanzitutto, cosa pensate del digitale, ovvero dell'avvento dello spazio non fisico, quindi del fatto che è vero che oggi paradossalmente con internet è quasi impossibile perdere qualcosa se fai backup o comunque se lo metti online. Di contro è più facile perdere un file che perdere un libro o una stampa. Quindi da che parte state? Come la pensate? Curiosità, riuscite a leggere in digitale? Voi siete felici possessori di Kindle e similia? Ad esempio, io continuo a soffrire tantissimo da questo punto di vista. Più volte sono stata tentata di acquistare un Kindle di buona qualità, ma ogni volta sono frenata, ogni volta io qua non si vede nell'inquadratura, ma continuo a comprare libri. E sono stupida, però per dire, ho questo blocco, non riesco a concentrarmi se non ho il libro in mano. Per lavoro si fa, come prima non riuscivo a scrivere se non scrivevo a mano, per esempio. Infatti molto spesso io gli appunti li prendo a mano se sono cose importanti. Durante le convention io gli appunti li prendo a mano, registro l'audio ma prendo l'appunto a mano. Non riesco a scrivere su tastiera, nonostante io sia molto più veloce a scrivere su tastiera, senza problemi. Però è proprio una forma di ragionamento, di costruzione. Quando scrivi tu disegni la parola, cioè tu pensi la parola, mentre quando tu scrivi su tastiera pensi le lettere. È proprio una forma di pensiero diversa, e io, sentendomi vecchia dentro e stupida, continuo a preferire il fisico, sia per scrivere che per leggere. Però fatemi sapere che ne pensate. E ditemi la vostra, avete qualcosa a cui tenete così tanto da avere reale paura di perderla? E se sì, come la proteggete? Io eviterei di mettere i porno nella lista, ovviamente, magari qualcosa di un po' più elevato, per quanto se sono i porno, massimo rispetto comunque. Quindi cosa, avete qualche cosa? Se sì, cosa? Se si può dire, ovviamente, altrimenti non commentate. Quindi avete qualcosa che non vorreste mai perdere? O di contro, avete qualcosa che vorreste assolutamente che sparisse nel momento in cui voi venite a mancare? O perdete il controllo su quella cosa? Ripeto, i porno magari non contano, quello è normale, mi riferisco ad altro. Sono assolutamente curiosa, avete mai riflettuto su come i nostri possedimenti digitali siano aleatori? Di come possibilmente il nostro archivio, che può essere appunto un account Facebook, per esempio, un account social, non sia sotto il nostro diretto controllo? Perché potrebbe chiudere da un momento all'altro. Ci avete mai pensato? Se domani chiudesse Facebook, magari voi avete caricato tutte le foto degli ultimi anni su Facebook, perché così è un archivio, non lo pagate, no? Non vi occupa spazio. Ma se sparisse da un giorno all'altro per un motivo folle,
e perdeste tutto, come la vivreste? Sono curiosa, quindi facciamo un dialogo costruttivo sul mio essere una deficiente, avendo perso le fanfiction. Fatemi anche sapere che ne pensate delle fanfiction, per quanto ci sarà assolutamente un video dedicato nei prossimi mesi, non appena il progetto con Francesco andrà avanti, perché è un argomento veramente interessante e intrigante, anche dal punto di vista professionale di una persona che scrive. Ripeto, non sottovalutate le fanfiction, perché anche autori, lo stesso Gaiman, lo stesso David Gaider, appunto principale autore della saga di Dragon Age, ha scritto una fanfiction su un suo personaggio, non so se lo sapete. Dorian Paus è un personaggio che Gaider ha scritto, l'ha pensato lui, se non che poi se n'è andato da BioWare, e quindi nel momento in cui poi per desiderio personale ha scritto una storia su di lui, ripeto, il suo personaggio, ma sul quale non deteneva ovviamente i diritti, quella cosa di fatto è una fanfiction, perché non ha più dell'autore ufficiale, per esempio. Cioè, della definizione di fanfiction è intrigante, quindi fatemi sapere che ne pensate. Come sempre vi ricordo che se siete interessati a questi a tema nerd, geek culture, pop culture, c'è il sito pumpkin.com, tra l'altro per adesso ci sono anche gli sconti estivi, quindi trovate degli ottimi ottimi sconti su magliette e similia. E qualora trovaste qualcosa di interessante, quindi con grafiche per acquistare t-shirt, poster, felpe, che ovviamente con questo caldo sono perfette, calze, scarpe, magliettine per bambini, porta caramelle o porta pillole, potete utilizzare la scatola come preferite, appunto dal sito, se trovate qualcosa che vi interessa, al momento del completamento dell'acquisto, se inserite il codice Ferrir, scritto PH, come il nome del mio canale, il mio nickname, otterrete un 15% di sconto sul totale dell'acquisto, che si va eventualmente a sommare agli sconti già presenti sul sito, quindi potete veramente comprare roba a una miseria, la qualità è assolutamente buona. Detto questo, attendo la vostra, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!